parole. Non lo sai. No, niente. Cosa fai? Da solo. Resta ancora. Forse tu ci riuscirai. Non lo sai che tu. Corretto. Oh, il coro. Matteo. Sei. Buongiorno signora. Buongiorno. Il coro voglio sentire, ragazzi. E la gelosia. Rimaniamo nel decente. Buongiorno signora. Buongiorno a tutti, bentornati all'edicola del weekend. La rassegna stampa semi. Seria? Siamo. Controllato l'orologio. Bene. Questo è il mito dei giganti. Parole. 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 Il coro? Ma che cazzo. Sì, va bene. Adesso anche questa mattina. Pronto Maria. Iniziamo molto bene, diciamo. Scusate per gli schiacciamenti. Va bene, andiamo alle notizie che è meglio. Dobbiamo andare alle notizie. Dobbiamo fare una rettifica. Non era Nico dei giganti, ma dei gabbiani. Gabbiani. Evviva, tu ci credi ai giganti? Va bene, il profumo è andato via. Il profumo è andato via. Sì. Bene. Sara. Ragazzi, allora, che cosa è successo? Noi siamo 15 giorni che manchiamo. Perché il diario è stato in ristrutturazione, no, e adesso vi faremo vedere la nuova versione grafica. Il diario Montanar 2.0. Se non si blocca. Allora, nel frattempo, cosa è successo? Abbiamo un nuovo capo dello Stato. No. È stato eletto un nuovo. Italia. Nuovo capo dello Stato. Nuovo, lo mettiamo tra virgolette o no? Mettiamo l'oro. Mettiamo capo dello Stato, tra virgolette. Va bene. Capo di gabinetto di Napolitano. Sempre lui, Giorgio Napolitano. Li ha presi a schiaffone l'orbatore. E loro battono le mani. Continuano a prendere a schiaffone. E loro battono le mani. Era tutto concordato. E lui batte le mani. Va bene, quindi è stato anche noi, prima noi ce la, anche noi ce la faremo. E hanno fatto anche il governo, ragazzi. Abbiamo il governo, l'Italia e il suo governo. Hanno fatto il governo. Fare un mio governo Letta. Hai presente quando uno dice nella peggiore delle ipotesi? C'è anche le campane. Questa situazione qua è la peggiore della peggiore della peggiore di tutti i italiani. Bravo. Nessuno ha mai pensato a una cosa del genere. Va bene, Enrico Letta è il nuovo presidente del consiglio. Hanno fatto anche i ministri, tanti ministri nuovi. Oggi hanno fatto i sottosegretari. C'è Bianco Fiore, c'è la Catricalata. Anche Catricalata. Hanno preso tutti i giovanotti. Ci sono molte donne, sì, in questo caso. Sì. Il record assoluto di donne presenti nel governo. Va bene, quindi nuovo governo, no, andatevi a vedere chi sono i ministri. Diciamo solo che Alfano è vice premier ed è il ministro dell'interno. Ecco. Una cosa mi piaceva dirla, che è il sale. Va bene. Comunque, c'è anche un nato a San Giovanni Rotondo, peschiciano di Monti? No, si chiama attenzione. Mario Mauro, peschiciano. Sì, ministro della difesa. Ministro della difesa. Giustamente, il Gargano la difesa. Il Salento, ministro dell'alturismo. Ragazzi, il Gargano difesa è militare. Sacco Manno. Va bene. Le dovevamo dire tutte insieme. Il Gargano abbiamo detto. Matteo, vai con la slide. Vai con la slide.
Che c'è scritto, Matteo? Che è successo più? Che è successo più in settimana? Poi, allora, il 28 c'è stata una sparatoria davanti, durante il giuramento. Proprio durante il giuramento del governo, un uomo ha sparato davanti. Sulla motivazione ancora non c'è molta chiarezza. Molta chiarezza, sono stati feriti due carabinieri, e uno è ancora in pronosi riservata. Brutta cosa. Molto brutta. Attacco proprio nel cuore della mentre politica. Stavano giurando. Mentre stava giurando un nuovo governo. A proposito, volevamo dire all'amico di Grillo. Chi è? Che ha fatto l'ideologo. Chi? Cioè, l'ideologo, però Grillo ha smentito. Sì, ma lui dice... No, ma funziona così, tu dici una cosa e dopo due minuti ti smenti. Sa di Berlusconi sta cosa. Ma peggio. Vabbè, però andiamo avanti. Poi c'è il 29 aprile. Sì. Ormai che l'Inter ha perso non va più notizie. No, però si è fatto male Zanetti. È vero. Zanetti, sei infortunato. È fortunato Zanetti. Che ha 200 anni. Però ha detto che tornerà, glielo auguriamo. Dai, è un grandissimo calciatore. Tutto sommato gli è andata bene. È un grandissimo calciatore. Perché si risparmia le ultime giornate. Ah sì, giustamente. Tutto sto calvario, sti poveretti. È vero. Andiamo avanti. Poi, sempre il 29 c'è stata l'elezione del rettore dell'Università di Foggia. Ah, vero. Per il sessennio. Ricci. Sessennio. È la prima volta che Sessegno. Va bene, Ricci 2019. Ricci è il nuovo rettore dell'Università degli Studi di Foggia. Maurizio Ricci, attuale direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. In piedi. Conquistare la prestigiosa carica dell'Ateneo Dauno. Bravo. Sessegno. Va bene. Poi, sostituisce, segue a Giuliano Volpi. Che ha fatto il suo sessegno. Che ha già finito il sessegno. Lui ha finito il suo. Sì. Poi andiamo avanti. Il 30 aprile, in viaggio a Paverdi. Sì. È stata l'inaugurazione della bella giornata. Bella giornata. Tutta qua. All'inizio alla fine. Che cosa è successo? Sì, sì, certo. Inaugurazione. Allora, laboratorio urbano per la legalità. Sì, a Monte Sant'Angelo. Rita Atria, intitolata a Rita Atria, la nuova sede associativa dell'associazione Obiettivo Gargano. Bravo, della sede. Ha fatto il lavoro Emanuele. Erano presenti il prefetto Latella, il comandante dei della provincia Villa Consiglio, il sindaco di Asio. Il responsabile Verina Valentini ha scritto due volte Birla Consiglio, le piace Birla Consiglio alla provincia, assessore regionale Birla Consiglio, assessore regionale Elena Gentile Valentini, attenzione. Dei comandamenti ho scritto qua comandamenti polizia, il colonnello dei carabinieri e GDF, che non è la Basilicata dello sport, è la guardia della finanza. Bene, nel frattempo è stato fatto anche il diario Mondanaro 2.0. Dovevo aspettare la slide. Facciamo vedere la grafica. E qui abbiamo i siti che non possiamo far vedere. Non è vero. Non è vero, Tolli. Aspetta che carica. Vediamo se è così legale. Si carica? Eccolo qua. Non lo so se la Diario Mondanaro 2.0, eccoti qua. Questa è la nuova grafica del diario Mondanaro. A proposito, dobbiamo arrivare. Ecco qua, questo è il diario Montanaro nuovo, nuova versione grafica. Nel frattempo, i commenti per la gira di Domenico e di tutti gli avvocati della provincia di Foggia. Di Foggia. Bene, un saluto agli avvocati. Da domani qui si vedono le querele. Dobbiamo rimettere ufficio reclami. Noi ve le vendiamo 5 euro tra querele. All'ufficio reclami dobbiamo aggiungere ufficio querele. Stiamo pensando di fare delle tessere con le ricariche. Più querele fai, più. I bollini. Come i bollini, come il caffè, ogni 10 caffè con mia madre. E niente, per poi scrivere i commenti bisogna loggarsi. Sì, tramite Facebook. Se il componente ci aiuta. Bravo. Bene. Primo maggio, due eventi di cronaca. Uno a mattinata si è incendiato. Si è incendiato. La sacrestia.
Di chi? Dalla chiesa della Madonna della Luce. Ah, ecco. Ecco, sì. Quale sì, sta? Sì, il giorno 30? No, no, primo maggio. Primo maggio si è incendiato. Si è incendiato? No, si è incendiato. Si è incendiato. Mi sa che qualcuno... Qualcuno ha fatto il fuoco. L'olmo di Monte Sant'Angelo, l'olmo di San Michele Arcangelo. Non si sanno questi. Il giorno del primo maggio. Quello che era rimasto, era già molto secco. Non si fa. Adesso non lo spegnete però, come scangolaci. Ancora poi uno vuole... Poi metti l'acqua, non prende più fuoco. Non buttate acqua a seguire, e poi si scrivono sul diario. Bene. A seguire arriveranno anche altri due mezzi di pompieri. A seguire. Mentre dall'interno della chiesa... Quale chiesa? Ah, siamo ammattinata. Siamo ammattinata. Ma anche dal sottotetto... Prima poi un soggetto, in questa frase dobbiamo... Va bene! Andiamo avanti! Comunque, ancora una brutta notizia... A Manfredonia è scomparso un docente di mattinata, Michele Giordano, scomparso mentre giocava durante una partita. Noi l'abbiamo conosciuto, il professor Giordano, era una persona stupenda, veramente un grande uomo, e ci piaceva ricordarlo così. Va bene, abbiamo terminato con le notizie, andiamo a vedere cosa è successo. C'è ancora un altro chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Scritto primo maggio. Primo a maggio. Napoli. Primo maggio. Primo maggio. Che hai fatto? Sindacati sospendono il congetto. La decisione è stata presa dopo perché c'è stato un attacco di alcuni manifestanti. A Napoli. Primo maggio. Alla città della scienza. Sì, vabbè, Napoli. Poi c'è stato primo maggio a Cerignola. Primo maggio a Cerignola. La minaccia lì c'era quella frase. C'è scritto La mafia ha vinto la mafia, però la grammatica no, perché c'è scritto ha vinto la mafia. E cosa abbiamo terminato dire? Terminato, grazie a tutti. Il 2 maggio il papa seguito. Sono due papi. Il papa, due papi, lascia e nessuno ha preso la casa del papa. No, c'è una casa che abbiamo affittato. Allora partiamo, si fittasi. Fittasi. I riscaldamenti sono un po' esagerati, sono spesso contaminati. Bene, molto disagio, perché campano tutti i menù. Tutti i menù. Quanto costa? Qual è il prezzo? Ultimo prezzo. No, ultimo prezzo. Qualcuno piace l'altro in bacio. Come Scaiolo, casa con vista Colosseo, non sapevo niente. Chiude lo slide. Oh, quindi quanto costa? Dobbiamo mettere sul piatto. Sette Ave Maria al mese è la casa di Castel Gandolfo, è vostra. Ah, sono preso due anni di dolore. Si chiude con questa frase: con fine giunta provinciale, consiglio, due punti. Esperienza esaltante. Bene, in che senso? Noi con tutte e due, abolite le province, la provincia di Foggia chiude, arriva il commissario. Il commissario Loghetto. Arriva il commissario all'ente provincia di Foggia, tante belle cose a tutti quelli auguri, che... Auguri, commissario Mondalbano. Qua ci vorrebbe Mondalbano, non il commissario Loghetto. Mondalbano. Va bene, abbiamo terminato, grazie a tutti, tante belle cose. Sta arrivando Mengacci, devo andare a prendere Mengacci. Non mi ricordo quando, domenica su Rete 4, Monte Sant'Angelo, a Ricetta all'Italiana con Davide Mengacci. Sì, Ricetta all'Italiana con Mengacci. Saluto, ma Mengacci. Non mancherà. Ma Sardella, che vedi? Sicuro. Mengacci con Sardella. Mengacci. Non ci capisci niente più. Vabbè. Dobbiamo dire qualcos'altro. Non c'è tutto qua. Niente. No. E la cosa, un saluto ai bambini. Un saluto a chi ci piace. Io non mi giro con l'iPad, che è meglio. Tante belle cose, buona giornata, buona settimana. Ciao.